La nuova sede del Werkraum Bregenzerwald, ovvero la bottega della foresta di Bregenz, costruita sul progetto di Peter Zumthor, ha aperto i battenti alla fine di luglio nel villaggio austriaco di Andersburg ed è la nuova sede delle associazioni artigiane della cittadina. L'archistar svizzero ha ideato una struttura contemporanea e anche minimalista, essenziale e funzionale, che si adatta perfettamente alla destinazione d'uso dell'edificio, sede di mostre e convegni e delle altre attività associative. Annunciati i vincitori di Rio City Vision Competition Two Present One Future, il concorso con cui la rivista City Vision Magazine invitava ad immaginare proposte urbane per il futuro di Rio de Janeiro. Una settantina, 68 sono esattamente le proposte provenienti da tutti e cinque i continenti che sono state valutate da una giuria internazionale che ha scelto un vincitore e 9 menzioni d'onore. Il premio Special Farm è stato invece conferito ad Alessandro Narducci, Alessandro Oltremarini e Federico Marchi. Il primo premio è stato assegnato a Donghua Chen dalla Cina per il suo progetto Rio de Janeiro. Lo studio Roger Stirk Harbour and Partner ha portato il suo pionieristico sistema costruttivo nel cortile della Royal Academy of Arts di Londra. Si tratta dell'installazione Homestrel, una casa a basso costo, flessibile, efficiente sia dal punto di vista energetico che costruttivo, che nelle intenzioni dello studio britannico può aiutare a contribuire a risolvere la crisi immobiliare del Regno Unito. Basterebbero 24 ore per realizzare l'edificio di 3,5 piani e al suo interno i visitatori potranno osservare la costruzione in un video. Si tratta del più grande progetto di cabinovia urbana dell'Eurasia. A firmarlo il gruppo Leitner di Vipiteno, che realizzerà ad Ankara, capitale ovviamente della Turchia, un impianto che andrà a regime dalla primavera del 2014. La cabinovia raggiungerà una portata di 2.400 persone ora su un percorso di 3.204 metri e per un totale di 4 stazioni. Le cabine viaggeranno ad un'altezza media di circa 60 metri dal suolo e, dato il lungo orario di servizio, cioè dalle 5 alle 23, saranno dotate di illuminazione interna. Accanto alle 106 cabine standard, l'impianto disporrà di 2 cabine VIP.